Se non fai attenzione e Oh. neoclippi dalla realtà nelle aree sbagliate, finirei nelle backrooms, dove non c'è altro se non la puzza di un vecchio tappeto umido, la follia di un giallo monotono, l'infinito rumore di fondo di luci fluorescenti al massimo ronzio e circa 600 milioni di miglia quadrate di stanze vuote suddivise a caso per intrappolarti. Dio ti salvi se senti qualcosa che viene nelle tue vicinanze, perché di sicuro ti ha sentito. Ciao a tutti ragazzi, io sono Liam da Chimera Gaming e bentornati in un nuovo video. Ultimamente è uscito il secondo episodio di Aperofobia. Aperofobia è un gioco di Roblox ambientato nelle backrooms. Esatto ragazzi, le backrooms. Cosa sono le backrooms? Proprio in questo video le andremo ad analizzare e vi spiegherò, se non lo sapete o comunque anche approfondirò molto in grandi linee, ovviamente, cosa sono le backrooms e tutto ciò che c'è attorno riguardo alle backrooms, perché appunto nei commenti mi avete molti chiesto cosa sono queste backrooms, di cosa parlano, perché molti l'avete anche visto appunto nella mia serie Deep in Your Dreams, e ora vi spiegherò insomma la relazione che hanno. Prima di tutto però ragazzi, lasciate un bel like. Iscrivetevi, non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere le notifiche dei miei video. Condividete il video ai vostri amici se magari sono anche loro interessati a tutto questo. E ragazzi, cominciamo. Sigla! Presto ragazzi, farò uscire un video in cui spiegherò la storia della serie Deep in Your Dreams, Wordcore. Che sto facendo, che molti vi siete chiesti quali sia la lore, quale sia la storia e soprattutto perché correlata alle backrooms. Intanto vi dico soltanto una cosa: lì le backrooms sono viste da un punto di vista un poco diverso, già ve lo dico, perché ciò che di cui andrò a parlare in questo video sono esatto le backrooms, ma nella serie Deep in Your Dreams si sono viste in un modo un poco diverso, come un posto di lavoro, perché un personaggio che vi introdurrò in questo video che presto uscirà spiega che ci sono persone che lavorano lì nelle backrooms e che ci possono andare quando e come vogliono col backtrain, un treno che porta direttamente nelle backrooms. Ma in realtà questo treno nella lore generale delle backrooms non esiste, semplicemente una cosa che ho inventato io, perché quella la storia di questa serie è semplicemente una storia inventata da me. Sì, ci sono le backrooms, ma semplicemente perché hanno uno stile wordcore, onirico. All'inizio ho fatto quella breve introduzione, abbastanza creepy devo dire, che descrive generalmente come vengono mostrate le backrooms all'inizio, quando ci si arriva. Ragazzi, prima di spiegarvi come sono suddivise le backrooms, perché se conoscete già le backrooms sapete bene che sono suddivise in livelli, ora vi spiegherò anche cosa sono questi livelli, ma all'inizio voglio spiegarvi questa cosa. Come ci si arriva alle backrooms? In realtà non si sa molto come ci si arriva. Nell'introduzione ci parla di noclip. In realtà il noclip è proprio quello che sfruttavano i personaggi nella serie Deep in Your Dreams, una cosa del genere, che era questi, anche creando questi varchi, era comunque quello sempre un noclip. Quindi altri modi per entrare nelle backrooms quali sono? Sono sconosciuti, ragazzi. O comunque molti li hanno spiegati, ma non si sa se ci siano ufficiali. Quindi in realtà non si sa proprio come ci si entra in queste backrooms, in questo posto terrificante, dall'aspetto onirico, perché molti dicono che sia un sogno, perché si pensa anche questo, che sia semplicemente un sogno. Molti invece dicono che sia un posto in un'altra dimensione. Dal punto di vista della descrizione, in realtà non ci spiega proprio bene cosa siano le backrooms. Semplicemente ci fa una descrizione del primo livello, o chiamato anche livello zero, perché all'inizio il posto in cui ci si risveglia quando si entra nelle backrooms è questo, il livello 0. Cosa sono i livelli? I livelli sono come dei piani, dove ognuno ha un aspetto diverso e sono tutti classificati per pericolosità, quantità di mostri e soprattutto se è abitabile.
Questa si chiama la difficoltà di sopravvivenza. È una classifica basata su quanto sia difficile sopravvivere in un determinato livello. Ed è usata per avvertire vagabondi dei possibili pericoli che un livello rappresenta e delle minacce che ci si dovrebbe aspettare, per cui ci si dovrebbe preparare quando lo si esplora. La difficoltà di sopravvivenza standard si suddivide in classe 0, che è sicuro, stabile e privo di entità. Le entità sarebbero semplicemente dei mostri che si possono incontrare in vari livelli delle backrooms. Ogni livello magari può avere una diversa entità. Possono essere ostili o anche amichevoli. La classe 1 invece è sicuro, protetto e con un contagio minimo di entità. Poi la classe 2 è non sicuro, protetto ma con un basso contagio di entità. Invece la classe 3 è non sicuro, non protetto, conteggio moderato di entità. Poi abbiamo la classe 4, non sicuro, non protetto, con un alto contagio di entità, difficoltà di sopravvivenza classe 5, non sicuro, non protetto, infestato di entità. Poi abbiamo le difficoltà di sopravvivenza non standard, class pending, sicurezza indeterminabile, non protetto, contagio di entità sconosciuto. Basta più, sono queste tutte le varie difficoltà di sopravvivenza, tutte le varie classi. Si pensa che siano infiniti i livelli, o comunque siano tantissimi, davvero tantissimi. Anche per questo non sarebbe possibile fare una serie in cui vi spiego tutti i livelli delle backrooms. Potrei farlo, sarebbe interessante. Infatti mi era venuto in mente di fare una serie del genere. Ogni video vi spiegavo un livello in particolare, con le entrate, le uscite, i passaggi segreti, le entità, gli oggetti in cui che si possono trovare, l'aspetto del livello. Se vi piacerebbe così, magari scrivetelo nei commenti, perché appunto in questo video vi spiego in generale cosa sono le backrooms, come sono caratterizzate. Nel mondo delle backrooms, la vita reale viene chiamata front rooms, mentre ogni livello delle backrooms ha un nome. Molti hanno nomi diversi, semplicemente perché magari degli studiosi hanno dato un nome differente a quel livello. Insomma, i nomi in realtà non sono molto importanti. Ciò che conta appunto è il numero, perché sono tutti numerati, che sono diversi per dimensioni, sicurezza. Alcuni sono le case di comunità sostenute, mentre altri rappresentano gravi minacce per qualsiasi vita al loro interno. Molti di questi livelli rappresentano quelli che sono conosciuti come liminal space, evocando una sensazione inquietante e anche allo stesso tempo onirica dentro le teste dei suoi abitanti. Tuttavia, ragazzi, i livelli possono cambiare nel tempo, addirittura smettere di esistere. Ogni volta che questo accade, uno spazio diverso sostituirà il livello, che cesserà di esistere anche dal database principale delle backrooms. Beh, vi ho parlato in generale dei livelli, delle backrooms. Ora parliamo un po' delle entità. Le entità sono classificate in 4 categorie: il numero, nome, pericolo e habitat. Numero, come suggerisce il nome, si riferisce alla notazione numerica di un'entità. Nome è magari un nome che gli ha dato uno studioso, un esploratore a un'entità. Pericolo si riferisce al pericolo implicito di un'entità classificata su una scala da 0 a 7. E infine habitat si riferisce a dove un'entità risiede tipicamente. Come c'è la classe di pericolo dei livelli, c'è anche quella dell'entità, come vi ho detto prima, classificata su una scala da 0 a 7. La classe 0 non presenta una minaccia. Classe 1 non è aggressivo, ma può causare lesioni ai vagabondi. Classe 2 è dimostrabile che può ferire vagabondi, a volte fino ad ucciderli. Classe 3 aggressivo ma debole. Classe 4 aggressivo, che anche è uno dei livelli di classificazione tipico. Classe 5 pericoloso. Classe 6 estremamente pericoloso. Classe 7 mitologica, che è spesso usato per entità sconosciute o anomale. E infine abbiamo la classe punto interrogativo, in cui abbiamo informazioni sconosciute, classificazione per i livelli di pericolo strani. I veri tipi di habitat dell'entità: sconosciuto, la loro posizione è sconosciuto. Estinto, l'entità è stata spazzata via. Quasi estinto, cioè che l'entità è quasi spazzata via. Spesso queste entità sono nascoste in vari livelli. Raro, trovato su meno di 5 livelli. Non comune, l'entità si trova su almeno una dozzina di livelli. Comune, trovato su più di 20 livelli. Maggioranza, si trova su oltre il 50% dei livelli. E poi backroom,
che si trova in tutti i livelli delle backrooms. Nelle backrooms ci sono anche vari luoghi davvero molto misteriosi, che non sono classificati come dei veri e propri livelli. Quello più conosciuto è The Hub. Questi appunto sono classificati più come delle aree segrete nelle backrooms. The Hub è un livello aria segreta che fa da nesso tra tutti i livelli delle backrooms, come un collegamento fra tutti i livelli. La difficoltà di sopravvivenza è di classe 0, quindi sicuro, stabile e privo di identità. Un altro livello o area segreta delle backrooms è The End, la fine. In realtà questo è comunemente indicato come un livello trappola, inteso a indurre in errore agli esploratori facendoli pensare di essere fuggiti dalle backrooms. In realtà non è la vera fine delle backrooms. Questo livello consiste in una biblioteca moderna, apparentemente infinita, con l'area principale al centro decorata con lettere che recitano The End. Uscire da questo livello è davvero molto complicato a causa della natura instabile della sua geometria. Alcuni dicono che questo livello ha una porta nascosta che probabilmente conduce al vero livello finale, che non si sa appunto se sia il vero livello finale, soltanto una leggenda, chiamato livello, questo numero, esatto, e vabbè, livello 9 trilioni, tipo, chiamalo così. Un altro di questi posti, chiamati anche livelli anomali, è il Void. Si ipotizza che sia lo spazio in mezzo a tutti i livelli delle backrooms. Anche se questa teoria è traballante, sembra essere di dimensioni illimitate, senza confini o spazi visibili. Per finire, nelle backrooms possiamo trovare anche vari diari di esploratori sconosciuti, o anche vari oggetti in generale. Gli oggetti nelle backrooms sono oggetti anomali che possono essere trovati ed eseguiti fuori dai livelli. Si diversificano per utilità, pericolo, rarità e anomalie, poiché la maggior parte degli oggetti ha uno scopo come l'entità. Gli oggetti delle backrooms più conosciuti sono l'acqua di Mandorle, l'acqua neon e la Jar of Dark. Possiamo trovare anche vari gruppi, che sono come delle organizzazioni. Quello più conosciuto è il database. Si dice che il leader del database sia il direttore E. Un altro dei gruppi molto conosciuti è il Major Explorer Group, chiamato anche MEG. Questo gruppo esiste all'interno delle backrooms e fu fondato da il primo. Beh ragazzi, vi ho appunto spiegato, parlato delle backrooms in generale, spero che questo video vi sia piaciuto. Direi di fermarci qua, non vorrei renderlo troppo lungo e troppo noioso, perché ci sarebbe davvero ancora tanto, 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 tantissimo di cui parlare riguardo alle backrooms. Se vi interessa, magari se volete che faccio una seconda parte, o come ho detto precedentemente, vari video specifici in cui parlo di vari livelli, imposti, oggetti, gruppi, tutto ciò che gira attorno alle backrooms, scrivetelo nei commenti. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi, come sempre ve lo ricordo, attivare la campanellina, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, condividere e appunto scrivere nei commenti i vostri pareri sulle backrooms, o magari le vostre idee sui prossimi video. Beh ragazzi, io vi lascio qua, vi saluto, ciao ciao!